Benvenuti a Porto Cesareo, sono in ferie fino al 10 agosto e siamo appena arrivati qui in appartamento, abbiamo affittato un appartamento, siamo in quattro. E il viaggio 700 km benino, purtroppo nei due autogrill dove siamo stati non avevano veramente niente per vegani e ho preso praticamente tutt'oggi ho mangiato soltanto 5 di quelle barrette che sanno di cartone, quelle cose dietetiche, vabbè, pazienza, speriamo che nei ristoranti mi vada meglio. Adesso andiamo a fare una passeggiata per il paese, anche un pochino a vedere com'è perché non ci sono mai stato, ma me ne hanno parlato molto bene. Alla salute! Veramente difficile la vita da vegano. Stuzzichini, posso mangiare le noccioline, le olive, queste Cerchia. cin cin. Ma non avete bevuto, me l'aspettavo. Finalmente si mangia. Tutt'oggi a mangiare praticamente niente. Pizza contadina senza mozzarella. È veramente difficile rimanere vegani. Primo giorno di mare purtroppo. Continua con la cucina vegana, melanzane e zucchine. E tu stamattina c'è la mitra, però. Zucchine. Commenta, un sapore veramente particolare, originale. Finalmente a casa, io odio il mare. Vegetaria di casa ci ha portato la focaccia con la cipolla. Questo lo posso mangiare, non c'è niente. Alla salute, abbiamo scoperto questo pub e fanno il cibo è veramente buono. Fanno sia pizza, oggi abbiamo preso delle pucce che sono molto particolari. E le porzioni sono enormi, il prezzo è giusto. Ho preso tutti e quattro delle pucce che sono questi panini fatti con le sì, vabbè, io l'ho preso vegano, Sì, fa vedere questa che è ci sono meglio. le verdure, questo invece è gourmet, c'è il pesce, c'è il carpaccio di pesce, veramente eccezionale. Ma proprio buono. Quelle hanno il boccone, il pesce fresco. Ok, anche questa giornata giunge al termine, noi ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno, e oggi è un giorno particolare perché è l'ultimo giorno da vegano. Ah, vediamo se ce la facciamo a finire questa settimana in bellezza. E il sole che mi cieca. E vediamo come va. Sempre quelle lì. Non sono le pizzettine così, così oppure il pure panzerotto, il rustico leccese, o i pizzi leccesi con cipolla, pomodoro, olive o pane. E adesso si va a soffrire al mare. Il secondo giorno di mare, gli altri l'ho lasciati sulla spiaggia, io non ce l'ho fatta più mezza giornata, sono fuggito. Veramente una tortura, fermarsi su una sdraia senza motivo, sudare, basta. Bisogna che mi invento qualcosa per svangare sta vacanza. Ok, fatto il riposino, sono le 5 e mezza, tra pochino ci dirigiamo verso Gallipoli a vedere il paese. E siamo alla località Punta della Suina a guardare il tramonto, che dice che dovrebbe essere un tramonto bellissimo. Siete romantici? Messaggi Andiamo a vedere un d'amore? posto a Gallipoli. Alla nostra.
confraternita della Madonna della Purità. Allora, io ufficialmente stasera smetto con la dieta vegana, ma passo alla dieta vegetariana. Il pesce, l'avevo detto anche nel video, me lo concedo, perché sennò sarebbe veramente triste stasera. Il pulpo galiziano. È morto. Ok, Gallipoli batte Porto Cesareo a mani basse, veramente un bellissimo paese, meraviglioso. Abbiamo mangiato divinamente, abbiamo speso anche il giusto per aver mangiato solo pesce. Io ho finito la settimana vegana, oggi mi sono concesso un po' di pesce, però credo di continuare con il vegetariano, perché fondamentalmente sto da Dio, sto benissimo, quindi penso di continuare, però introducendo almeno un po' di pesce, altrimenti oggi veramente sarei stato molto male. Giù la testa!